registrazione. Perfetto. Innanzitutto grazie per essere intervenuti e buonasera. Allora, questo webinar, come avete avuto modo di vedere dalla locandina, dalle notizie che sono un po' diffuse, grazie soprattutto al professor Mattozzi, è dedicato alla presentazione di un progetto promosso da Euroclio, il progetto Sharing European History. Il webinar durerà, non so, un'ora, un'ora e mezzo. Faremo in modo di farlo il più esauriente e breve possibile. Nella prima parte racconterò quello che è il progetto brevemente e il contenuto del progetto. Il contenuto del progetto che in sostanza è relativo alla diffusione di cinque strategie didattiche. Mi soffermerò poi in particolare su una di queste strategie, elaborata da una ricercatrice portoghese per la quale ho elaborato un contenuto originale, vi spiegherò anche il perché. Dopodiché io concludo il mio intervento, chiederò all'ingegner Silvi, sempre che riesca ad arrivare con noi, a venire con noi, di intervenire, perché l'ingegner Silvi è il depositario di questa storia che sto per andare a raccontare attraverso la struttura elaborata da Elisabeth Pereira, la ricercatrice portoghese, autrice di questa strategia. Dopodiché spero che vogliate intervenire se avete domande, curiosità, eccetera. Dopodiché il webinar si concluderà con l'intervento del professor Mattozzi a chiusura di questo nostro incontro. Allora, Euroclio, per chi non la conosce, è un'associazione fondata nel 92 su richiesta del Consiglio d'Europa per costruire ponti tra i professionisti che si occupano di educazione storica in Europa. Il progetto Sharing European History è un progetto che è parzialmente fondato dalla Evans Foundation, che è una fondazione no profit che ha proprio il fine, l'obiettivo nella sua mission di favorire il dialogo tra i paesi europei. Il progetto Sharing European History ha avuto l'obiettivo, nato nel 2018, ha avuto l'obiettivo di sviluppare e promuovere strategie didattiche che fossero innanzitutto strumenti più o meno immediatamente utilizzabili in classe, poi capirete perché questo più o meno, e che fossero caratterizzati, strategie didattiche caratterizzate da un'idea della storia complessa, una storia intesa appunto nella sua complessità e sottolineando il carattere transnazionale. Questo proprio per favorire indirettamente il dialogo tra educatori e tra i paesi europei. Nel 2018 è stata lanciata una call rivolta ad istituzioni e autori europei che fossero interessati a proporre una strategia didattica coerente con questi obiettivi. Tra tutti sono stati selezionati cinque autori, esperti di storia, di didattica della storia e anche in alcuni casi insegnanti, in altri casi formatori di insegnanti di storia. Buonasera a tutti per quelli che ci raggiungono ora. Ho appena iniziato e sto appunto raccontando quello che è il progetto Sharing European History, un po' a premessa di questo intervento. Le cinque strategie didattiche, poi vedremo, si accomunano per dei caratteri importanti e sono quelle che vedete a schermo. L'ordine è assolutamente casuale, funzionale a me per finire con quella che è la strategia di cui mi occupo oggi e per la quale ho elaborato un contenuto originale. Le strategie sono queste qui, sono storie del passato, l'utilizzo di storie individuali per comunicare la complessità del passato. È elaborata da Helen Snelson, una studiosa irlandese, e il contenuto originale che Helen ha proposto riguarda testimonianze del periodo post-guerra fredda, cioè di coloro che sono vissuti, tendenzialmente hanno vissuto la loro giovinezza durante gli anni 90. Quindi una strategia che si basa sulla storia orale, molto bella, molto interessante.
Premetto, tutte queste strategie sono tradotte da me in italiano e saranno disponibili a breve. Ho completato le ultime traduzioni che mi hanno richieste questa mattina. Saranno disponibili a breve sul sito di Euroclio nella sezione di Sharing European History. Poi durante la presentazione, che comunque condividerò per coloro che vorranno, c'è presente anche il link. Quindi sono tutte strategie tradotte in italiano. L'altra strategia, la seconda strategia che vedete qui a schermo, è di l'autrice Joanna Voydon, polacca, ed è una strategia in particolare funzionale a sostenere le escursioni. Infatti è una strategia, appunto, come vedete, il titolo è Utilizzare le pratiche commemorative per insegnare. Ora io non leggo tutto perché ho. Aspettate, scusate. Per insegnare che la storia è anche una costruzione narrativa. Il contenuto originale che Joanna propone è un monumento nella piazza, presente nella piazza principale di Breslavia, il cammino della storia. La terza strategia è relativa al modo in cui viene, ai modi diversi in cui vengono rappresentati e pensati figure e personaggi storici. Il titolo è Analizzare personaggi storici per capire come e perché sono percepiti in modi diversi. L'autrice Jenty Andedia ha dedicato il suo contenuto originale alla figura di Gavrilo Princip. La quarta strategia è dello studioso spagnolo Juan Carlos Ocana, penso sia questa la pronuncia, ed è una strategia incentrata sulla storia delle idee. Il suo contenuto originale riguarda la storia dell'idea di federalismo, in particolare appunto dell'Unione Europea. E infine c'è la strategia di Elisabetta Pereira, di cui ci occupiamo oggi, che è una strategia il cui titolo appunto è Usare le biografie degli oggetti, che è finalizzata proprio a ricostruire la storia di un oggetto musealizzato. Tutte e cinque le strategie hanno degli elementi in comune, oltre agli obiettivi di cui abbiamo detto che sono gli obiettivi del progetto, e quindi, ripeto, la dimensione transnazionale e complessa della storia, della disciplina storica, ma anche la dimensione della costruzione della narrazione storica. Tutte riescono, attraverso il confronto tra il materiale documentario, che è caratteristico di ognuna delle strategie, e i libri di testo, le narrazioni dominanti, a favorire delle riflessioni sulla continuità e il cambiamento nella storia e il legame con il presente. Nelle strategie non c'è la finalità di trasformare, non hanno questa ambizione di trasformare gli studenti storici, ma di far loro utilizzare gli strumenti, i metodi dello storico variamente, sempre con la mediazione importante del docente. Come vi ho detto di già, sono strategie che hanno una stessa identica struttura e questo per favorire la loro adozione con contenuti diversi. Tutti propongono un contenuto originale, quello che vi ho appena detto, e suggeriscono anche delle varianti, ma sono contenuti, come potete immaginare, molto legati alla. È arrivato l'ingegner Cesare Silvi, sono contenta. Ecco. Sono tutti contenuti molto legati ovviamente alla nazionalità dell'autore, nonostante che tutti presuppongono collegamenti con gli altri paesi europei e anche al di fuori del continente, chiaramente. Tutti richiedono un impegno importante da parte degli insegnanti ed è questa una delle ragioni per la quale oggi io mi concentro su una strategia e per la quale ho elaborato un contenuto specifico e significativo per il nostro paese. Agli insegnanti viene richiesto di preparare il materiale documentario, di individuare le letture che possano inquadrare l'oggetto della strategia e altre attività, come vedremo nello specifico per la biografia dell'oggetto di Elisabeth. Le attività invece previste per gli studenti in tutti i casi partono con una richiesta di ricostruire la cronologia e la contestualizzazione spaziale dell'oggetto. Richiedono l'analisi del materiale e la ricostruzione del contesto e prevedono una discussione di gruppo guidata dal docente
o variamente organizzata, al fine di consentire agli studenti di formulare delle inferenze a partire da quanto hanno ricercato, analizzato, studiato. In alcuni casi, non è il caso della biografia degli oggetti di cui oggi ci occupiamo, è prevista anche una costruzione da parte degli studenti di una nuova narrazione. Questo perché c'è un'attenzione, e nella biografia degli oggetti, come in particolare, l'attenzione a rendere in qualche modo il senso dell'agency individuale nella costruzione storica e nella ricostruzione narrativa della storia. La strategia su cui oggi ci concentriamo è appunto quella elaborata da Elisabeth Pereira, che è una ricercatrice dell'Istituto di Storia Contemporanea di una delle università di Lisbona, e ha una specializzazione, come è facile comprendere poi nel proseguo della descrizione della strategia, in storia della scienza e museologia. Allora, la strategia che vi sintetizzerò prima di descriverla più ampiamente attraverso il contenuto elaborato richiede appunto all'insegnante di raccogliere fonti sulla creazione, produzione e musealizzazione di un oggetto, su chi l'ha posseduto, dove è stato usato e conservato. In questo modo ha anche il fine di far emergere attori storici e storie altrimenti trascurate e nascoste. Nel nostro caso questo è assolutamente vero, come vedremo, perché la storia di cui ci andiamo a occupare è una storia più o meno misconosciuta. Come le altre strategie, richiede agli studenti di riflettere, di ricostruire la periodizzazione, il contesto, individuare legami con il presente, inferire cause e conseguenze, e intende sottolineare, come appunto ho appena detto, la capacità di azione individuale, gli scambi tra gli attori e ovviamente il livello transnazionale è presente, e quindi gli scambi tra gli attori a livello locale, istituzionale e internazionale. Questa è in sintesi la struttura della strategia. Allora, come vi dicevo, richiedono ai docenti un impegno cospicuo all'inizio. In questo caso si richiede di individuare innanzitutto l'oggetto su cui strutturare la strategia e le connesse letture preparatorie in grado di funzionare da contestualizzazione al lavoro degli studenti. L'idea è quella di individuare un oggetto che sia musealizzato, anche perché per poter usufruire di quanto già fatto dagli operatori del museo, dai curatori, e quindi recuperare le informazioni sul sito del museo, poter utilizzare quindi anche i canali digitali, e quello che noi andremo a fare è principalmente stato fatto attraverso internet. Al docente è quindi chiesto di individuare l'oggetto, recuperare le informazioni, scrivere sulla base delle informazioni del museo una breve biografia, in modo da poter dare agli studenti la possibilità di familiarizzare con l'oggetto. Dopodiché, e questa è la parte più complessa forse, richiede ai docenti di raccogliere documenti, video, immagini per ricostruire la storia, contestualizzare l'oggetto. Infine, individuare una strategia. Punto, ma come vedremo, il primo punto per attrarre l'interesse degli studenti su questo oggetto. Questa è la prima fase, la fase in cui al docente è chiesto di preparare i materiali. La seconda fase è l'impiego di questi materiali in classe con gli studenti. E quindi utilizzare la strategia individuata per attrarre l'interesse degli studenti, leggere, far leggere, individuare una strategia per condividere e far familiarizzare gli studenti con le informazioni recuperate, mettere a disposizione il materiale documentario e non solo individuato per la ricostruzione storica e farlo analizzare. La strategia si conclude con una discussione di gruppo su ciò che è avvenuto al fine di stimolare, come già detto, i processi di inferenza. La ricercatrice Pereira suggerisce per individuare l'oggetto di visitare i siti dei musei. Questi sono i musei che lei suggerisce.
In questo caso, diciamo, tutto il lavoro lo abbiamo fatto noi, l'ho fatto io con l'aiuto sostanziale dell'ingegner Silvi. Quindi abbiamo individuato l'oggetto, abbiamo individuato le fonti, abbiamo individuato tutto quello che è la prima fase. Anche perché, come dice la stessa Pereira, la parte più complicata di questa strategia è proprio l'impegno richiesto al docente. Quindi in questo caso noi, anche per facilitare eventualmente un'adozione, che può comunque avere qualsiasi contenuto, abbiamo creato, elaborato questo contenuto originale. E il contenuto originale, come anticipava la locandina che abbiamo fatto circolare, è la caldaia della prima centrale solare a torri e a specchi connessa alla rete elettrica al mondo. È un altro dei primati che l'Italia ha. La centrale, infatti, è stata costruita in Italia nel 1981 ed è stata musealizzata nel 2011. Attualmente la centrale, scusate, la caldaia della centrale, che è questo oggetto che vedete sulla vostra destra, enorme, ha un diametro di 4 metri e mezzo, è conservata presso i magazzini del Museo dell'Industria del Lavoro di Brescia, in una delle sue tre sedi. Ancora il processo di musealizzazione, che è economicamente impegnativo, non è stato completato, ma la caldaia è comunque visibile. E il sito del museo offre molte informazioni in merito. Alla sinistra vedete la foto della caldaia nel suo splendore, cioè quando era dall'81 all'87, quando la centrale, questo primato italiano, quando la centrale è stata in funzione, era in cima a una torre di 55 metri, col fine di captare attraverso via ottica l'energia termica riflessa da un campo specchi. Infatti si tratta di una centrale a torre e a campo specchi, captare l'energia termica per poter poi trasformarla in vapore e poi attraverso il ciclo termoelettrico, qui chiedo scusa se non è correttissima la mia descrizione dell'aspetto tecnico della centrale, trasformarla poi in energia elettrica e inserirla direttamente nella rete Enel. E infatti la centrale, a quanto ci riportano i documenti ufficiali dell'Enel, riusciva a soddisfare i bisogni di circa 10.000 cittadini di Adrano, la sede in cui la centrale appunto si trova. Perché la centrale Aurelius? Perché da un punto di vista, come dire, funzionale alla strategia, ve l'ho un po' detto. Era necessario individuare, a mio avviso, un contenuto specifico italiano. Il contenuto della ricercatrice Pereira era il policromografo, uno strumento che poi è, come dire, l'antenato degli oscillografi, ideato da uno studioso, da uno scienziato portoghese negli anni 30. Quindi era necessario, a mio avviso, proporre un contenuto che fosse coerente con gli obiettivi della strategia, ma più significativo per il nostro contesto. E ho trovato nella caldaia e nella centrale di Aurelius un contenuto molto adatto, un contenuto di cui sono venuta a conoscenza grazie all'attività sia come scrittore sia come divulgatore dell'ingegner Cesare Silvi. Qui in questa slide ho voluto offrire alcune di quelle letture preparatorie che la ricercatrice portoghese prevede che il docente individui e che nel nostro caso ci forniscono anche una sorta di contestualizzazione storiografica di questa storia. In Italia la storia dell'energia, facendo anche una ricerca su internet, è più propria delle scuole che non della storiografia. Esiste comunque molta letteratura, anche da un punto di vista storiografico, sulla storia dell'energia. Io qui vi ho messo una citazione da uno dei primi volumi in merito, quello di, non so se lo vedete, quello di Caracciolo, La cattura dell'energia, in cui Caracciolo individua l'importanza dello studio dell'aspetto della storia dell'energia.
Una storia che appunto è la storia dell'energia, è una branca della storia ambientale, ma può anche essere storia economica, storia politica, storia della scienza, storia della tecnica e anche storia dell'impresa. Io, per esempio, ho lavorato sulla storia dell'energia nucleare, studiando la storia dell'impresa che l'aveva costruita. Sarebbe possibile farlo da un punto di vista storiografico anche con Eurelius. Qui vedete tre titoli, in particolare il primo è del 2020, molto recente, di una storica dell'ambiente che insegna a Roma, all'Università Roma III, se non sbaglio, Grazia Pagnotta, ed è questo volume che ho utilizzato come lettura contestualizzante. In particolare le pagine che vedete lì indicate, è un volume non complesso, è un volume che racconta la storia dell'energia appunto dall'antichità fino ad oggi ed è un volume che significativamente dedica poche pagine all'energia solare e nessuna parola a questo primato, alla centrale di Aurelius. Gli altri due volumi sono tra i due volumi tra i più noti a livello internazionale sulla storia dell'energia. Il secondo di Alfred Crosby è liberamente scaricabile dal web, basta inseriate ed è in inglese, basta inseriate il titolo con PDF e potete scaricarlo. Il volume di Vaclav Smil non è il solo di Smil dedicato all'energia, è disponibile anche in italiano. Ma dal mio punto di vista, la storia di Aurelius non è solo una parte della storia dell'energia, ma è qualcosa che ha un forte legame con il presente. Quindi questa slide vuole anche essere, vuole anche essere, come dire, seguire quanto dice Elisabeth Pereira, cioè di individuare un forte legame con il presente. La storia di Aurelius è una storia, come abbiamo detto, non scritta, è una storia interrotta, una storia che nascosta. Quello che noi conosciamo è opera dell'ingegner Silvi. Ma paradossalmente esiste tantissimo materiale su Aurelius, tantissimo materiale fotografico su Aurelius e anche video. L'Enel, che è l'azienda che ha partecipato al finanziamento della centrale, che ha scelto il sito della centrale, che lo ha gestito col proprio personale tecnico per i 6 anni in cui la centrale è stata in funzione, ha dedicato anche un video di oltre 20 minuti, un piccolo documentario in inglese, anche questo è significativo, alla centrale, un video che poi ha anche partecipato a un festival di Giffoni, se non sbaglio, nell'82. Quindi, ma non solo questo, non solo per questo è interessante la storia della centrale. Questa ricercatrice francese, il secondo punto, Sophie Pellivanian, ha scritto una tesi di dottorato sull'energia solare in Francia e ha introdotto da un punto di vista metodologico questa ricostruzione, indicandola come un esempio, un modo per recuperare il patrimonio industriale e scientifico del paese. Anche in Francia una storia nascosta. E questo può avvenire quindi anche per quanto riguarda l'Italia. I legami con il presente sono, potete immaginare, molti, specie oggi, dopo il PNRR, dopo Next Generation, in cui siamo ormai tutti consapevoli, anche i politici, del disastro del cambiamento climatico, della necessità delle nuove fonti energetiche. In questo senso, una storia la riemersione, la ricostruzione di questa storia ha un estremo valore, specie in considerazione del fatto che è stato un primato italiano. Poi parlerò dell'autore è vero di questo primato. Qui vi ho inserito quest'altro aspetto, forse un po' eccessivo, ma ci spendo solo 2 parole. A livello internazionale, la storiografia dell'energia ormai in qualche modo è messa in crisi, la storiografia quella che può essere riassunta con il titolo del volume di Alfred Crosby, History of Humanity, la storia dell'insaziabile appetito dell'umanità per l'energia. È messa in crisi non solo dall'antropocene, cioè dal 2008,
elaborazione di questa nuova categoria da parte dei geologi e quindi del fatto che noi viviamo nell'antropocene, in un periodo, in una terra condizionata in maniera definitiva dall'opera dell'uomo. Quindi non solo per questo è interessante fare riferimento all'antropocene, ma anche per il fatto che negli ultimi mesi, negli ultimissimi anni, anche questa è una categoria che a livello storiografico è messa in discussione, perché è una categoria comunque ritenuta una narrazione che non tiene conto di tante storie nascoste, principalmente riferimento alle storie dei paesi in via di sviluppo, ma anche alle storie nascoste dei paesi sviluppati, se così l'Italia la vogliamo definire. E in questo caso il riferimento è a, per me, non penso, non solo per me, Aurelio, se anche, come dire, un tassello di questa storia della progressiva scelta di dipendere dai combustibili fossili. E quindi una storia che non è così stata analizzata nelle storie che conosciamo sull'energia. Mi ho inserito qui a chiosa, di questa digressione, e questa citazione di Pagnotta, che è indicativa di quello che andremo a raccontare, e cioè l'arco temporale più foriero di inquinamento e dunque anche quello dovuto alla gestione delle energie è stato per l'appunto l'ultimo cinquantennio, dagli anni 70 in poi, cioè quando è nata Aurelius, no? Quando è nato il progetto di Aurelius, che è molto precedente, per opera di Giovanni Francia, come vedremo, anche se in questa circostanza non gli possiamo dare la dovuta importanza, negli anni 50, poi divulgato in una conferenza delle Nazioni Unite che si è tenuta a Roma nel 61, e da qui noto poi in tutto il mondo. Giovanni Francia ha elaborato il progetto su cui poi si è basata la centrale di Aurelius, che è il nostro, come dire, protagonista della biografia, e la ne ha costruita e ha partecipato alla costruzione di questo oggetto, di un oggetto sperimentale, di una centrale sperimentale che utilizzava questo oggetto, questa caldaia da lui ideata a Marsiglia, ha progettato una caldaia analoga, sempre sulla base degli suoi studi degli anni 50, per un'università americana a cui è stata venduta negli anni 70, uno dei pochi casi, a mia conoscenza pochissimi in quegli anni, di vendita di tecnologia dall'Italia agli Stati Uniti. Una persona, personaggio eccezionale a cui ovviamente non possiamo dare oggi il giusto peso. Qui vi ho inserito questi grafici principalmente per segnalarvi il sito Our World in Data, da cui è possibile scaricare immagini e dataset molto interessanti sull'argomento inquinamento, energia, eccetera. Qui, come vedete, è comunque interessante anche per la nostra storia l'aumento dell'utilizzo dell'energia da idrocarburi è coincidente proprio con gli anni 70. Lo stesso vale per il riscaldamento atmosferico. Torniamo quindi, dopo questa introduzione, alla strategia in sé. Allora, nella sua fase preparatoria, la strategia richiede appunto al docente di individuare l'oggetto, non l'oggetto l'abbiamo individuato, di ricostruire la biografia, seguendo queste cinque domande. Sulla base proprio di queste cinque domande, io ho costruito la strategia, la biografia dell'oggetto, basandomi sui soli materiali presenti sul sito del MUSIL. Qui vi mostro i materiali, non è molto, ma è sufficiente, è assolutamente sufficiente per la scrittura di una biografia dell'oggetto. Il sito del MUSIL ospita anche numerosissime 66 immagini della centrale e quindi anche della caldaia. C'è anche tutta una storia della musealizzazione di questi oggetti, su cui tornerà l'ingegner Silvi dopo il mio intervento. Oltre alle due sezioni del sito del MUSIL dedicate a Giovanni Francia e al suo fondo e alle immagini dell'impianto solare Aurelius di Adrano, altre
informazioni sempre presenti sul sito del MUSL possono essere utilizzati per la descrizione, per la scrittura della biografia, della breve biografia che servirà per consentire agli studenti di entrare, di familiarizzare con l'oggetto. Molte informazioni poi sono anche sul sito collegato a quello del MUSIS della storia dell'energia solare, un museo della storia dell'energia solare promosso proprio dal gruppo della storia dell'energia solare. Qui vi mostro la breve bibliografia che ho fatto, utilizzando appunto le fonti che vi dicevo. Ho utilizzato anche altre fonti, ma non sono necessarie. Quindi il docente, sulla base di quanto indicato dal museo, può, in questo caso, ma penso che possa avvenire in molti altri casi, chiaramente va verificato, ricostruire questa biografia e raccogliere i primi materiali che dovrà poi dare agli studenti nei modi che riterrà più opportuno, leggendoli lui direttamente, come vedremo, o dividendo a gruppo, per familiarizzare con l'oggetto. La terza fase preparatoria richiesta ai docenti è quella di raccogliere il materiale per contestualizzare la storia, quel materiale che dovrà poi essere analizzato dagli studenti. In questo caso, per la ricostruzione della storia, una storia appunto non completamente scritta, io ho potuto avvalermi di internet, ho potuto tramite internet e poi una breve visita all'archivio europeo, ho potuto trovare sufficiente materiale primario, fonti, tracce, materiale primario per ricostruire la storia. Materiale che poi che può poi essere, assolutamente deve essere, come dire, a cui deve essere affiancata anche la letteratura secondaria. Anche questa è disponibile liberamente online. Ci sono gli articoli dell'ingegner Silvi, ci sono alcuni articoli presenti su JSTOR, che c'è bisogno che lo dica, questo provider da cui è possibile, in cui molti articoli sono liberamente leggibili online, anche se non scaricabili. E poi la letteratura secondaria riguarda anche tutti i programmi energetici recenti. Io ho consultato quello del 2021, quindi di quest'anno statunitense, che consente nel nostro caso di fare il collegamento essenziale con il presente. In ogni caso, online è stato possibile recuperare tutto il materiale necessario. Ho poi organizzato, e questo è richiesto al docente, di organizzare le fonti, le tracce, le evidenze, in modo tale da poi poterle dare agli studenti fonti che possano essere parlanti, che abbiano anche l'indicazione del luogo in cui sono conservati e ovviamente la data. Io qui sono abituata a fare così e vi propongo questo metodo molto semplice, cioè di indicare, anche se non ho fatto perfettamente per tutti, però di indicare, appunto, di trasformare tutto in PDF e poterlo eventualmente stampare, o Word, in questo caso ci sono due, e di indicare data e il titolo e eventualmente anche il fondo da cui proviene. In questo modo è possibile sia una lettura, come dire, facilitata, e si sa che la cronologia facilita sempre, sia anche eventualmente una ricerca, voglio dire, senza la necessità di avere software particolarmente raffinati, avere un titolo parlante consente di fare una ricerca, insomma, facilmente. Si arriva quindi al punto in cui, dopo aver preparato i materiali, di entrare in classe e dare vita alla strategia. Queste sono le fasi individuate dalla ricercatrice Pereira: attrarre l'interesse, come vi dicevo e anticipavo, consentire agli studenti di familiarizzare con la storia, mettere a disposizione il materiale, favorire un'analisi, fare una discussione finale. La prima attività, cioè quella di attrarre l'interesse, Pereira suggerisce più modalità, tra cui utilizzare una fotografia. In particolare,
Se la strategia, se l'oggetto è un oggetto inusuale. In questo caso penso che sia assolutamente adatta, anche perché questa fotografia che indica il momento in cui la caldaia, ormai dismessa da tanti anni, nel 2011, prende la strada da Adrano in Sicilia per Brescia, o è arrivata a Brescia, ed è una foto molto interessante, prima di tutto perché è di difficile comprensione cos'è l'oggetto, perché ha ha in sé delle tracce che consentono di fare ulteriori inferenze. Vedete sulla destra alcune domande che Pereira propone per stimolare la discussione con i dei ragazzi, e cioè a cosa può servire, quando secondo te è stato creato, dove, da chi è stato creato. Inoltre Pereira suggerisce anche di incoraggiare a ipotizzare cosa questo oggetto può dire della storia generale. In questo caso voi avete visto le immagini di prima. Vedendo solo questa è molto difficile capire a cosa può servire, quindi la discussione si presenta interessante, insomma, per i ragazzi. Altre possibilità che indica Pereira e che io ho declinato in questo nostro oggetto sono quello di far vedere un film. Io qui ho individuato tre filmati. Ad esempio, Blade Runner 2049, che inizia proprio mostrando, qui vedete un fermo immagine, mostrando queste raffinerie solari, queste grandi centrali solari costruite sul modello, sull'idea di Francia, queste centrali a specchi, a campo specchi, a torre, in cima alla torre c'è la caldaia. Questo può essere un ottimo modo di introdurre. Oppure il filmato di cui vi ho parlato prima, commissionato dall'Enel, al regista Locatelli, che è un filmato molto celebrativo e per questo comunque molto interessante. Un filmato in inglese, un filmato che in sé è anche una fonte, proprio per il fatto di essere celebrativo, proprio per il fatto di essere inglese, lo vedremo. Un altro filmato che ho selezionato è l'intervento recentissimo della primavera del 21 di Bill Gross, un tycoon statunitense che ha messo su un'impresa per acquisire fondi e costruire delle grandi centrali solari a specchi su questo stesso modello di cui ci stiamo occupando in vari posti, tra cui nel deserto del Sahara, per fornire di energia elettrica l'Europa. Questo, alcune ferme immagini del video di Gross, ovviamente il video in inglese in questo caso, per cui questo è da valutare ovviamente, e il video che però consente di avere in modo esplicito il legame tra il nostro oggetto e il presente. Quindi la seconda fase, quando portiamo i materiali in classe, oltre a una volta, come dire, conclusa la discussione e attratto l'interesse dei ragazzi, Pereira propone, prevede di fornire loro o di leggere loro la biografia elaborata dal docente. Quindi la biografia prima che vi ho mostrato, questa, leggerla, farla leggere, mostrare loro i materiali del museo, fare in modo che familiarizzino con l'oggetto, con la storia dell'oggetto, una storia che ovviamente nella biografia scritta è scritta in maniera sommaria, però funziona da rete su cui gli studenti poi possono appoggiarsi per il lavoro successivo. Il lavoro che è conseguente alla raccolta e selezione da parte del docente del materiale. Questo è il materiale che vi ho mostrato, quindi il modo in cui mostrarlo, anche qui la ricercatrice Pereira propone lavori di gruppo, lavori individuali, questo poi è possibile fare in molti modi. Ora, il materiale qui, come vedete, è molto riguarda materiale d'archivio, letteratura secondaria. Per elaborare questa storia, che è una storia bozzata, ripeto, ho proceduto in questi termini. Qui vi mostro alcune foto
qui l'ordine non era quello che volevo io, chiedo scusa. Comunque vi mostro alcune foto della centrale, che può essere un modo sempre per avvicinare gli studenti. Qui abbiamo un progetto, uno dei primi progetti degli anni 60 di Giovanni Francia. Qui vedete in basso a destra il prototipo costruito a Marsiglia, dopo che l'idea di Francia è stata conosciuta durante la conferenza delle Nazioni Unite a Roma. E Francia è stato chiamato da Perrault a Marsiglia, all'Università di Marsiglia, per costruire un esempio. È diversa, come vedete, non è a torri, però un esempio, un prototipo di una centrale a specchi a torri. Qui vedete Francia, è l'uomo con gli occhiali sulla sinistra, con uno dei suoi primissimi modelli di caldaia, che riceve direttamente l'energia termica del sole. Qui a destra c'è un ulteriore prototipo. Quello che dice la ricercatrice Pereira è infatti quello di mostrare agli studenti foto dell'oggetto in tanti periodi storici, in momenti diversi. Io qui sommariamente vi sto dal progetto ai vari prototipi. Qui a destra è interessante raccontarlo in questo contesto. Abbiamo il prototipo costruito da Giovanni Francia per la stazione solare di Sant'Ilario. Dove era costruita questa stazione solare, questo prototipo negli anni 60, nel 64, Giovanni Francia? L'ha costruita nel parco, nel giardino di un istituto superiore, di un istituto agrario di Nervi, chiedendo, e la lettera è per concessione dell'ingegnere Silvi, tra le fonti che sono a disposizione, chiedendo il permesso al preside di questo istituto di poter quindi mettere questo prototipo. E questo prototipo di centrale solare è quella che avrà molto successo, di cui verrà parlato a livello internazionale, sulla base del quale poi probabilmente viene commissionato anche la caldaia dagli Stati Uniti. Questa è la centrale di 50 metri quadrati circa, costruita appunto nel parco di questo istituto agrario. Una centrale che ha avuto tre diversi miglioramenti nel corso degli anni. Ora qui vi mostro solo una foto. Poi ritorno alla nostra centrale. Alla grande eccitazione di quando la centrale è stata inaugurata. Qui vedete un ritaglio di giornale, anche se non si vede molto bene, ma insomma un ritaglio di giornale in cui viene Aurelius, progenitrice del kilowattora, viene esaltato questo primato italiano, questo primato dell'Enel. Questa è la centrale ad Adrano in funzione, con il campo specchi di circa 6.000 metri quadrati, doveva essere 8.000, poi sono diventati 6.000 metri quadrati, composto da tanti specchi eliostati, prodotti in parte da un'azienda francese, in parte da un'azienda tedesca. Infatti la centrale finanziata entro il programma europeo del 78 della Comunità Europea, il programma di ricerca e sviluppo, per il 50% finanziata dall'Europa, per il 50% dall'Enel, è stata il prodotto del lavoro di un consorzio di aziende, Francia, Germania, Italia. Per l'Italia l'Ansaldo, chiaramente, che aveva costruito la centrale poi inviata negli Stati Uniti, ha fatto costruire nella fabbrica di Breda a Milano la caldaia poi posta qui nella centrale di Adrano. Quindi questa è la centrale nei 6 anni in cui è stata in funzione. Vedete, sembra un sole la caldaia, e questo nel video dell'Enel emerge ancora più chiaramente, anzi il regista ha molto puntato su questo. Questo poi è oggi, diciamo, questo è oggi la centrale, il modello, il prototipo nell'istituto di Nervi, abbandonato, e questa è stata la centrale fino a poco tempo fa, abbandonata ad Adrano. Poi la centrale nel 2011, dal 2011, dopo che è stata musealizzata, è stata smantellata. La centrale poi negli anni, dall'87 al 2011, ha subito
vandalismi, eccetera, eccetera. Non era più possibile neanche recuperare degli specchi, a quanto ho capito. E al posto della centrale, l'Enel ora ha costruito un enorme campo fotovoltaico. Volevo mostrarvi la foto. E qui è la caldaia oggi. Quindi, diciamo, in qualche modo ho cercato di ricostruire la storia anche attraverso le foto. Ed è quello anche che chiede la ricercatrice Pereira, no? Questo sempre sia per far indagare la foto come oggetto, come fonte, sia per facilitare la ricostruzione, della storia dell'oggetto. Sulla base poi del materiale raccolto, la ricercatrice, indica che, il docente deve favorire un'analisi di questo materiale e propone un paio di modalità. Prima di tutto, disponendo in ordine cronologico il materiale. Allora, a questo fine, io ho trovato molto utile utilizzare l'inventario del Fondo Francia. L'inventario del Fondo Francia, in cui vengono appunto descritti, non descritti, ma citati, tutte le carte del Fondo, tutte le carte di Francia. Non ho detto una cosa importante e tragica al contempo, cioè Giovanni Francia è morto dopo 2 mesi dall'inaugurazione della centrale. Il suo fondo poi è stato recuperato dall'ingegner Silvi ed è presso la Fondazione Micheletti, accessibile tramite l'inventario, accessibile tramite il sito del MUSIL. Io ho trovato molto utile utilizzare come griglia l'inventario e ricostruire in maniera cronologica gli eventi inerenti. Questo richiede una selezione dei documenti presenti e poi un'integrazione, una disposizione in ordine cronologico e un'integrazione della documentazione con quella disposizione, messa a disposizione dal docente, in questo caso da me individuata. Qui vedete, ho utilizzato diversi colori, in parte per indicare quell'evidenziato, quelle eventi, quei documenti di cui disponiamo una testimonianza, e in parte in verde per indicare quegli eventi che non sono ovviamente riportati nel Fondo Francia. Infatti si parla tutti di eventi successivi. Questa è stata una modalità. Pereira, per esempio, suggeriva di creare un Excel in cui indicare le date, in cui indicare gli eventi, le fonti e i paesi coinvolti. Un'altra modalità. Una seconda modalità di analisi suggerita da Pereira è quella di collocare l'oggetto in una narrazione più ampia, costruendo attraverso la costruzione di una timeline. Ed è questo che ho provato a fare. Qui vi mostro alcuni random, mi hanno fatto simpatia alcuni documenti tra quelli raccolti funzionali a una ricostruzione del contesto più ampio entro cui si situa la storia di questo oggetto. Qui vi ho messo due grafici che indicano il prezzo del petrolio. Questo verrà, poi sarà più chiaro con la prossima slide che vi mostrerò, e due fonti originarie, diciamo due fonti primarie, io direi, però poi sono tracce, insomma, due fonti originarie utili alla ricostruzione. A sinistra vedete una parte della delibera del CIPE, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, nel cui sito, disponibile online, accessibile, scaricabile, è possibile scaricare piani energetici, tutta una serie di fonti estremamente utili. E quindi questo è un punto in cui viene citata indirettamente, cioè non viene citata direttamente ma non esplicitamente, la costruzione della centrale, finalizzata, come vedete, all'alimentare concrete possibilità di esportazione
da parte dell'Ansaldo. A destra vedete invece quello che vi ho accennato prima, un articolo comunque del 76 in cui viene citata e descritta il passaggio di tecnologia dall'Italia al George Institute of Technology. Queste sono parte dei materiali di contesto che consentono una narrazione più ampia da porre sulla timeline. Questa è una timeline difficile un po' da leggere, che ho fatto in maniera manuale, in cui sono state fatte, su indicazione anche di quanto dice Pereira, due linee del tempo, una relativa all'oggetto e l'altra relativa a quegli eventi che l'analisi delle fonti primarie e secondarie fatta consente, e soprattutto delle letture preparatorie, consente di individuare come connesse, coerenti con la storia dell'oggetto. Quindi, come vedete qui, questa è una storia che a molti livelli è una storia, insomma, estremamente complessa, però è possibile ricostruirla partendo dal volume di Pagnotta che vi ho e dalle fonti che ho raccolto. Quindi, diciamo, è possibile ricostruirla. Giunti a questo punto, in qualche modo la strategia si conclude, prevede la parte finale, e cioè sulla base di quanto fatto, di quanto analizzato, una discussione guidata dal docente in cui che consenta di attivare processi di inferenze sulle cause, le conseguenze degli eventi che hanno segnato la vita dell'oggetto da parte degli studenti. Quelle che vedete qui a schermo sono le domande ideate da Pereira, che sono funzionali e utili proprio a questo tipo di processo. Con questo la strategia, diciamo, si conclude. Pereira, come tutti gli altri autori delle altre strategie, indica anche un modo per rendere la strategia più inclusiva. In questo caso, sia per gli studenti con maggiori difficoltà, sia un modo per sfidare gli studenti più bravi. Indica due modalità, queste che leggete a schermo, narrazione ridotta, oppure con lacune da riempire per gli studenti con più difficoltà, o la riscrittura, e qui vedete il discorso di una narrazione ex novo, la riscrittura di una didascalia da porre accanto al museo, accanto all'oggetto nel museo. Con questo la strategia si conclude, spero che di essere stata sufficientemente chiara. Qui vedete il link dove poter trovare la traduzione delle strategie. Per quanto riguarda i materiali su Aurelius, mi potete scrivere e ve le posso inviare naturalmente. E vi voglio, come ultima cosa, anche proporre un'offerta da parte di Euroclio a un docente italiano. Cioè Euroclio vorrebbe fare un video, vorrebbe documentare la sperimentazione della strategia di Pereira, biografia, ma su un qualunque contenuto, quindi non su Aurelius, anche un qualsiasi altro contenuto che voi scegliate, vorrebbe documentare la sperimentazione di questa strategia da parte di un insegnante italiano. Questo comporterebbe, diciamo, partecipare a una brevissima riunione con Euroclio per condividere gli obiettivi, poi sperimentare la strategia. Io posso essere di aiuto in tutti i modi, individuando il materiale, fornendo quello di Aurelius nel caso, individuando altro materiale se decidete altrimenti, mediando per l'inglese, eccetera. A conclusione, Euroclio vorrebbe poi elaborare un video, un breve video da poi diffondere sul suo sito. Ecco. Con questo io ho concluso e vi ringrazio dell'attenzione. Spero di non essere stata troppo, non essermi dilungata troppo, anche se ho paura di sì. A questo punto chiedo
a Cesare Silvi un breve intervento. Perché Cesare Silvi è opportuno che intervenga? Perché in qualche modo va a colmare una lacuna nella mia presentazione in relazione al contenuto, una lacuna in realtà che è una lacuna rispetto alla strategia di Pereira, perché per Pereira molto importante è l'aspetto di musealizzazione. Mostrare quindi attraverso la musealizzazione il ruolo dell'agency individuale nella costruzione storica, nella selezione del materiale e nella ricostruzione della storia. Per questo chiedo all'ingegner Silvi un breve intervento proprio al fine di raccontarci una sorta di fonte, testimonianza di fonte vivente, di raccontarci un po' la storia della musealizzazione di Eureios. Ingegnere? Forse, ingegnere, mi sente? Mi scrive in chat se non. Il microfono era chiuso, scusa, mi senti ora? Ecco, appunto. Stavo dicendo che con Valentina è la prima volta che ci vediamo in questo Grazie. incontro online e ci siamo parlati molte volte e stavo commentando che vedo che si è impadronita pienamente di questa storia di Aurelius, che ovviamente ha, come tutte le storie, molti retroscena. Io sono nel 73, io ero un giovane laureato che sono andato a lavorare alla Montedison. Del solare sentivo qualcosa. Quindi questa storia di Aurelius ci ho inciampato a un certo punto a seguito delle mie attività professionali. Io mi sono occupato di centrali nucleari, poi a un certo punto ho deciso di lasciare il nucleare perché mi sembrava una cosa troppo complicata e mentre ero in America un amico australiano mi dice: Cesare, ma sai se Giovanni Francia è morto? Io dico, ma guarda, David, io sentivo parlare di Giovanni Francia, ma non so se è morto. Insomma, sta di fatto che sono arrivato a riscoprire la figura di Giovanni Francia e dopo la figura di Giovanni Francia a un certo punto scopro questa grande impresa che c'era stata ad Adrano per costruire questa centrale. Io ho anche un documento che vi volevo far vedere, che ho visto su internet prima dell'inizio, dove c'è qualcheduno, si chiama Forum Chiacchiere, dove dice: ma è possibile che in Italia non ci occupiamo dei nostri patrimoni e non facciamo niente? Ora, questo documento io, se riesco a condividerlo, mi fa piacere perché mi farebbe piacere che voi lo vediate. Io non ho la condivisione, vero, Valentina? Ma senti, in basso la vedi? La vedo, però non capisco perché non mi dà la possibilità di vedere il documento. Dovresti vedere condividi schermo e poi selezionare. No, però non me lo apre, ma perché l'host forse ce l'avete voi, non ce l'ho L'ho io, ecco. sicuramente io, mi è stato dato da Euroclio, ma. Ecco, appunto, perché se io non ho l'host non credo che posso condividere. Comunque, poi te lo manderò e lo condividerai tu. Mi Però la cosa spiace. bella di questo documento, raccontano di come la centrale fosse tutta vandalizzata. E questa è l'esperienza che io ho avuto quando ho cominciato a interessarmi di Aurelius. A un certo punto riesco a incontrare un tecnico dell'Enel, racconto la storia, e riesco a organizzare una missione. Siamo entrati dal buco della rete, perché le chiavi non si trovavano. L'impianto dentro era vandalizzato in una maniera vergognosa, come se fossero state distrutte le cose da un gruppo che lo faceva proprio sistematicamente. E in questo articolo c'è scritto: non ci hanno lasciato neanche un ricordo. Poi dicono di questi oggetti che sono finiti nel Museo dell'Industria del Lavoro di Brescia. E ovviamente la caldaia non era una caldaia sana, perché la caldaia ha dovuto essere scomposta per poter essere trasportata. Quella che voi vedete, l'immagine che vi ha fatto vedere Valentina, dove si vede la caldaia tutta sana, è stata portata con un trasporto speciale e si vede che è un oggetto grande. Poi, quando l'oggetto
bisognava portarla al museo, è stata divisa. A noi avrebbe fatto piacere che magari l'avessero presa con elicottero e d'altra non l'avessero portata su, ma già il fatto di avere portata questa caldaia su, però poi la caldaia è in corso di mutualizzazione. Perché tarda la mutualizzazione di Aurelius? Tarda perché il ricordo di Aurelius è stata cancellata da fatti che i professori e gli studenti scopriranno man mano che studieranno questo fatto della caldaia e studieranno la storia di Aurelius. È chiaro che la caldaia era un pezzo di un sistema. Non è che quella caldaia fosse una cosa che funzionasse per conto suo, era un pezzo di un sistema. E quel sistema ha delle retroscena che a me mi sono stati raccontati in un'intervista nel 2011 e su quei retroscena stiamo ancora lavorando. Voi dovete tenere presente che eravamo nel post 1973, il famoso shock petrolifero, e l'Italia doveva capire quali energie alternative utilizzare. La parola alternative a suo tempo includeva anche il nucleare. A Caorso nel 1970 era stata avviata una centrale di 1000 megawatt e Aurelius era un megawatt. Io la chiamo una competizione truccata, cioè non può un gigante competere con un topolino, ma questo topolino poteva essere una cosa straordinaria per l'Italia e poi se andremo avanti nella storia anche con quello che Valentina ha egregiamente accennato di quello che sta succedendo, scopriremo che il topolino veramente era un topolino che poteva viaggiare molto. Quindi uno legge, se va a vedere delle pagine che si trovano ad Adrano, dice la centrale che fece sognare il mondo, ma lo fece sognare perché dietro c'era una grande mente, che era quella di Giovanni Francia, ma questa grande mente è morta prima dell'inaugurazione dell'impianto e quest'anno noi abbiamo deciso di di ricordare il 40° anniversario dall'inaugurazione di Aurelio. Se lo stiamo facendo apposta, e questo io ne sono felice di aver incontrato questo gruppo di Valentina e questo, diciamo, desiderio di fare una storia approfondita di Aurelius, perché è necessario per il mondo della scienza, per il mondo dello sviluppo e per il mondo di quello che l'energia solare io ritengo possa dare all'umanità. Io credo di essere nato in quella che io chiamo l'età solare empirica, cioè l'età quando noi avevamo imparato, esperienza dopo esperienza, a usare l'energia solare. Comincia da quando magari in tempi preistorici eravamo a scaldarci in una grotta esposta al sole e arriva fino all'arrivo dei combustibili fossili. Ma le civiltà che si sono sviluppate sono state tantissime. Ora io non voglio prendere altro tempo. Quello che voglio dire è che questa esperienza di aver recuperato questo oggetto è rimasta mutilata perché poi la musealizzazione è ancora in corso, perché gli specchi che erano troppo grandi non si potevano portare fino ad Adrano, fino a Brescia da Adrano. E ho letto su questo articolo che ho visto che poi manderò a Valentina che uno si lamenta e dice, una delle persone di Adrano, dice: ma possibile, non si poteva mettere uno specchio sulla piazza di Adrano per ricordarci di questo evento? Uno specchio di quelli che stavano della centrale. E io avevo proposto di metterlo nel cortile dell'Istituto Professionale di Adrano, ma a volte è difficile persino parlare. E io credo che un'esperienza come questa, io vorrei vedere tanti insegnanti e tanti studenti appassionarsi a una storia come questa, perché è una storia importante, come tante ce ne sono. Uno vede il Colosseo e c'è la storia del Colosseo. Ma è la prima volta che l'uomo col calore del sole riesce a fare l'energia elettrica. E basta pensare a questo straordinario fatto, che l'energia elettrica poi sappiamo che anima tutta la modernità. Valentina, io credo che mi taccio, eh? Penso che Grazie. basta così, avremo tempo per continuare questa esperienza e io ringrazio chi ne prende parte e voi tartassate Valentina così lei tartassa me e con questa spinta riusciremo finalmente a sdoganare una storia che è importante rendere giustizia a questa storia. Grazie. Grazie a te, Cesare. Spero che sia emerso il fatto.
dell'agency individuale in questo intervento, quello che è riuscito Cesare con la sua passione e la sua voglia di conoscere a far emergere una storia che... Beh, voi considerate che io ho lasciato il nucleare volutamente, scrissi al presidente al tempo dell'ENE, disse me ne vado negli Stati Uniti per occuparmi solo di energia solare, perché insomma mi sembrava che le prospettive del nucleare creassero più problemi di quelli che risolvevano. Grazie Cesare. Bene, ora io lascerei la parola a chiunque voglia intervenire con domande, osservazioni, chiarimenti, chiunque, prima di lasciare la parola a un commento del professor Mattozzi. Anche in chat, ora io guardo le chat. Devo dire una cosa banale, Valentina. Una fotografia che tu hai mostrato e hai detto che è di Adrano, quella fotografia è della centrale di Vanpa, perché la torre è molto più alta. Ah, ecco, quindi lo dico per correttezza anche per chi ascolterà, quindi sa che c'è stato questo errore, non è nessuno di grave, però il concetto è sempre lo stesso, è la famosa centrale a concentrazione a torre a Campospecchi. Lo volevo dire perché così chi ci ascolta, vedendola, sa che è la centrale di Vanpa, non quella di Adrano. Certo, certo. Non so... Gianluca Gabrielli lavora con noi all'Indire e si occupa anche lui di ricerca sulla didattica della storia. Se vuoi intervenire, dirci un po' rispetto anche al tuo tipo di al tipo di lavoro che stai facendo, questo come si relaziona. Oppure insomma. Mi senti Gianluca? Vedo tutti i microfoni spenti, quindi... Forse devo attivarlo io il microfono? No, lo può attivare anche il singolo, la singola persona. L'importante è che ascolti, però, che senta. Ok, ok. Va bene, senti, se non ci sono... Aspetta, ci sono le chat... L'audio non si riattiva, non fa attivare l'audio. Come si fa? Aspettate, perché è Euroclio, è l'amministratore che ha messo me come host, ma io è la prima volta che uso Zoom, per cui se qualcuno di voi ha dei consigli... Cesare, tu come hai fatto a parlare? Ora non parla più neanche Cesare. No. Eccoci. Dunque, io adesso mi sento perché vedo che il mio microfono è aperto, però vedo i microfoni degli altri e del professor Mazzotti, che invece lo vedo aperto il microfono, quindi lui può parlare. Adesso sì, si sono riattivati adesso. Si sono riattivati. Ecco, bene. Sì. Ecco, posso intervenire? Gianluca, sì, certo, professore. Ah, no. Gianluca voleva intervenire... Sì. E poi chi altro? E poi lei volevo che mi facesse... No, però io volevo intervenire per fare una domanda. Ah, certo. Però lascio prima la parola a Gianluca e lo saluto con chiaramente. Gianluca non ha il microfono. No, Gianluca non ha il microfono. Deve aprire il microfono, Gianluca. Mannaggia. Come è successo? Non lo so, riprovo. Aspetta. Ok, adesso non lo spengo più però. No, non lo spengo più. Dunque, no, non ho tanto da dire. L'unica... allora...
estremamente interessante per il tema, mi è parso, veramente un tema che ovviamente io non conoscevo, ma penso che la maggior parte delle persone in Italia non conoscano un'esperienza di questo tipo, tanto no, rivoluzionaria, anticipatrice, poi dopo esaurita così nel nulla, quindi sono anche molto curioso di capire le perché. Cesare Silvi accennava qualche cosa che c'era dietro, infatti viene da pensare quello, no? Per cui le inferenze che ci verrebbero da porci sono proprio quelle. Per quanto riguarda l'uso scolastico, io insegno una scuola primaria, premetto questo, che forse ha un'ottica, diciamo, molto semplificatrice. Però nel lavoro sulle fonti ho avuto la percezione di una quantità di materiali di tipo universitario costruite per una tesi universitaria. Ecco. La selezione per un uso in una scuola superiore, adesso non dico professionale, ma anche un liceo classico, io credo che per forza di cose, nel momento in cui si costruisce il laboratorio didattico, no, l'esperienza didattica, conviene tagliare, scegliere le fonti, capire quali inferenze all'interno di quelle fonti si possono trarre, no? Perché poi le inferenze sono infinite, però vedere se in un percorso si possono trarre alcune inferenze che possono portare ad un percorso e quindi organizzarlo in quel modo. Questa è la prima riflessione che mi veniva, no? da questo materiale veramente ricchissimo, no? Da tesi universitaria e estremamente interessante, di vedere cosa selezionare, quali percorsi puoi provare a predisporre, perché nel momento in cui si predispongono, almeno nella mia esperienza, dei percorsi laboratoriali per le scuole, sei sempre tirato in due direzioni: da una parte la completezza dell'argomento, no? E allora la passione che molti di noi ci anima, perché magari abbiamo un passato di ricercatori oppure una curiosità di ricercatori storici, quindi andremo veramente a tirar fuori tutte le informazioni possibili. Dall'altro però abbiamo di fronte ragazzi che, come dicevi poi anche tu Valentina nell'introduzione, non devono diventare storici, ma devono utilizzare gli strumenti dello storico in questo spaccato che noi gli diamo, che noi gli predisponiamo, che manteniamo più possibile, per me, aperto a inferenze anche divergenti, perché le fonti non è che devono essere in fila A, B, C, D, E e quindi devi, allora loro alla fine ti dicono F. No, ci possono essere anche inferenze divergenti e spesso ci stupiscono, almeno a me la scuola primaria spesso stupiscono. Prendo una fonte perché per me dice una cosa e loro mi dicono, ne dice un'altra. Dico, ah, è vero, guarda, non l'avevo visto. Però se questo percorso è più controllabile, è più predisposto, diciamo che li può guidare di più, anche magari a cercare le fonti che ci interessano nei musei, quindi è più limitato, probabilmente è più maneggiabile, più utilizzabile a scuola. Questa è la prima impressione che mi è venuta e adesso aspetto gli altri. No, certo, giusto due parole, hai perfettamente ragione. Ti posso dire solo che non l'ho detto, ma tutte le strategie sono pensate per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, quindi in qualche modo loro hanno volontariamente non guardato alla primaria. Ecco, questo l'ho detto. Certo, no. E poi chiaramente sì, hai perfettamente ragione, io ho messo insieme le fonti che ho trovato, poi lì la selezione va fatta e va fatta in maniera importante. Grazie. Ecco, io volevo fare questa domanda che ho già rivolto a Valentina. Come mai in queste giornate scorse in cui sono riuniti quei 400 giovani per il pre-COP di Glasgow, non si è parlato di questa possibilità di uso dell'energia solare, che però non è soltanto relegata ad Adrano e a tempi passati, perché Valentina ci ha dato conto di centrali ad energia solare di terza generazione o di seconda generazione che sono presenti in molti paesi, anche europei come la Spagna. Ecco, da questo punto di vista mi è sembrato un peccato che non si sia esaltata la invenzione, la ideazione, la progettazione di Giovanni Francia. Oggi probabilmente meriterebbe anche
un premio come quella che ha avuto Parisi, il premio Nobel per la fisica. Sono d'accordo, professore, sono d'accordo. Guardi che è questo quello che noi pensiamo, però una domanda mi viene spontanea. Lei non lo darebbe un premio Nobel a quel pioniere dell'età solare empirica che ha inventato le lastre di vetro piano che ognuno di noi può vedere nelle loro forme primitive al Museo Archeologico Nazionale di Napoli? Cioè in Italia la cultura del solare è a terra, i combustibili fossili hanno piallato per esempio l'architettura solare, l'urbanistica solare, non esistono più. Abbiamo costruito delle abitazioni che sono delle scatole dove un tubo ci porta il gas, un cavo elettrico ci porta l'elettricità e che ce ne frega se l'edificio non è orientato al sole. Questa è la tragedia in cui ci troviamo e ci troviamo nel momento in cui i ragazzi avrebbero bisogno di essere educati a capire che cos'è l'energia solare e come è stata utilizzata nel passato. Noi come gruppo per la storia dell'energia solare cerchiamo qualcheduno che ci venga a dare una mano. Siamo in pochi e non siamo sufficientemente colti. Abbiamo trattato per 20 anni questo tema, abbiamo creato un piccolo archivio sulla storia dell'energia solare, però io sento molti ministri che dicono dobbiamo installare 8.000 megawatt di fotovoltaico. Ma che cosa vuol dire? Il solare è un sistema. La maggior parte dell'energia solare noi la raccogliamo costruendo gli abitati in maniera solare, architetture urbanistiche. E purtroppo questa cosa non c'è più nella cultura generale, proprio perché altri fattori. Quindi il discorso che lei sta portando avanti è importantissimo. Noi dovremmo fare questo per tutte le invenzioni importanti, per poi metterle insieme. Quindi questo Eurelios è un'esperienza importante. Scusate, mi fermo. Cesare, no, e invece in merito proprio al fatto che diceva il professor Mattozzi, che non si parla della possibilità del solare a concentrazione in questa Lo spiego in una battuta. Il solare a concentrazione è stato dato per vinto dal fotovoltaico. L'elettricità prodotta col fotovoltaico costava di meno e a un certo punto tutti hanno provato a fare le centrali, ma le centrali sono state costruite continuando a fare lo stesso errore che fu fatto per Adrano, ma l'errore fu fatto per Adrano e Eurelios, fu fatto con la malizia, per fare un inganno, fu una competizione truccata, io l'ho accennato. Qui non possiamo rivedere queste storie che sono veramente gigantesche, però come voi leggerete soltanto i documenti, il solare a concentrazione in Italia è stato dimenticato fino a quando poi non è arrivato Rubbia nel 2000 e la centrale era stata costruita nell'81 e c'è stata una pietra tombale che ha fatto dimenticare. In altri paesi hanno continuato, poi il fotovoltaico ha vinto sempre. E quindi a questo punto ci sono anche delle voci stonate, proprio di uno storico, è un mio grande amico John Perry. Lui dice il solare a concentrazione è una tecnologia dell'Ottocento, fa quello che si faceva nell'Ottocento scaldando l'acqua, facendo il vapore, facendo girare la turbina. Il solare fotovoltaico è spinto dall'industria elettronica e da tutto quello che è la modernità dell'elettronica. Infatti Cesare, se mi permetti... Solo questo dico in merito perché ovviamente non ne ho le competenze, però è proprio l'intreccio tra politica industriale e politica che non consente alla migliore energia, alla migliore fonte possibile di energia di affermarsi. Insomma, questo è un aspetto storico che dai volumi di storia dell'energia poi emerge. Io credo che se avessimo occasione di continuare questo piccolo gruppo che continua a parlare di energia solare e di storia dell'energia solare, scopriremo molto. Io proprio in questi giorni ho proposto ai candidati sindaci di Roma la realizzazione di due case del sole a Roma. Case del sole dove l'infanzia e l'adolescenza possano familiare con il concetto del sole, col sole, che cos'è il sole, che cos'è l'energia del sole, che cos'è la scienza del sole. Purtroppo siamo finiti, io dico nelle scatole,
nelle scatole con i televisori, con i telefonini. Quindi qui c'è un grosso lavoro che la scuola e gli insegnanti Però, effettivamente hanno una sfida gigantesca. Cesare, ora io direi grazie innanzitutto, veramente. In merito alle. Maurizio Dimmi. Augusto, sì, che è. Sì, io volevo fare una proposta, io faccio parte del direttivo di FIO 92 e FIO 92 l'anno scorso ha dedicato la sua scuola estiva ad Alcevia, come anche tutta l'attività dell'anno, a un nuovo filone di ricerca su storia, scienze e tecnologie. Allora, la proposta che faccio adesso a titolo personale, ma ne riparleremo nel direttivo di FIO, è potremmo pensare a un laboratorio specifico, a una pista specifica per il secondo anno della ricerca. Allora, potremmo invitare ovviamente Valentina e anche Cesare Silvi alla Alcevia o ad altra occasione, abbiamo l'assemblea dei soci con un seminario nazionale. Questa potrebbe essere un'idea per approfondire ulteriormente, perché come ho scritto in chat trovo molto valida sia la strategia generale, sia particolarmente interessante l'esempio, no, l'applicazione. Aggiungo anche una cosa, io sono presidente di IRIS, che è la stazione di Milano, che ogni anno organizza un'iniziativa che si chiama Cinema e Storia, in realtà cinema, letteratura, canzoni, arti visive e storia. Il tema di quest'anno è ambiente e movimenti ecologisti dal 1945 ad oggi. Allora, ovviamente è un'iniziativa che privilegia le fonti artistiche, no? Quindi non tanto, per esempio, le pratiche della cultura materiale, che sono fondamentali anche quelle. Quindi è una storia molto di altri tipi di manufatti, siamo più nel patrimonio immateriale, insomma, una materialità anche se. Ecco, però questo potrebbe essere anche molto interessante perché i nomi canonici che vengono in mente per parlare dei protagonisti, anche un po' mediaticamente abbastanza noti, ma è abbastanza, sono, come dire, variano da un Antonio Cederna, una Laura Conti, un Alexander Langer. Invece ho sempre immaginato, ho sempre intuito che c'erano molti altri personaggi che si sono battuti, che converrebbe, diciamo, valorizzare. Allora, la valorizzazione sia delle persone come Giovanni Francia, sia delle invenzioni tecnologiche, dei manufatti, del patrimonio tecnologico. Ecco, sono due piste. Diciamo così, quella di Clio è più ampia perché è una carattere nazionale e poi prevede un secondo anno di ricerca. Quindi potremmo pensare di coinvolgervi, se siete disponibili, in uno dei laboratori, una delle occasioni dalle relazioni ai laboratori che noi come Clio 92 attiviamo. Ovviamente dobbiamo parlare nel direttivo, la mia è una proposta in pubblico, ma rivolta all'associazione. Un'ultima cosa che volevo chiedere è se anche per quanto riguarda le altre strategie, io sono molto interessato a quella sugli individui, perché ho lavorato molto più E su infatti era e quella che mi interessava molto anche a non su me. musei. Se anche per quello è prevedibile che ci siano delle iniziative non solo in lingua inglese. Ecco, cioè non Valentina, solo dall'inglese, perché se sì, partecipo molto volentieri. Bene, solo un messaggio, Valentina. certo. Ti manderò l'invito alla partecipazione alla prima del film su I segreti del sole. È un film di storia dell'arte solare, che è una cosa che fu fatta a Roma nel 1982. E tu lo giri a tutte quante le persone che stanno partecipando, in modo tale chi vuole venire a vedere questa prima del film, oppure il film potrebbe essere proiettato nella loro città. È un film molto interessante. Una Certo, cosa grazie. piccolissima, se la posso dire, sono una testimonianza, non voglio poi trarre conclusioni perché le lascio. Ho la proprietà di una casa a torre, di una piccola casa a torre sull'Appennino Tosco-Emiliano. E non dico come l'ho scoperto, però ho scoperto che la casa è orientata in modo da avere la massima esposizione alla luce durante il solstizio d'inverno. Quindi per una serie di casi, ero lì che stavo lavorando, stavo chiudendo, non avevo la luce, ho chiuso i battenti, ho chiuso gli scuri erano stati mangiati dai picchi, è entrato il raggio di luce, ha centrato la parete opposta, quindi
Quindi mi sono messo a ragionare su cosa stavo vedendo. Mi sono reso conto che la casa, cioè il raggio di luce entrava e colpiva il centro della parete opposta perché la casa era perfettamente orientata per essere esposta alla maggiore quantità di luce nel giorno di minore luce dell'anno. Volevo solo dare questa testimonianza come fonte. È bella perché in Italia dovremmo trovare i posti dove andare a festeggiare il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate, come fanno a Stonehenge, che quest'anno c'è stato l'assalto delle folle e hanno dovuto contenerle. Vi invito sull'Appennino. Grazie. Grazie. Bene, Patrizio. Ecco, c'è Cristina. Bene. Volevo fare un'osservazione molto veloce. Allora, bellissimo anche l'esempio, veramente affascinante. Non so come dire, cioè è molto utile lavorare su un oggetto musealizzato perché si può opportunamente utilizzare tutta una serie di lavori e di materiali già predisposti da archivisti e di chi lavora nei musei, eccetera. Sarebbe anche così bello anche nell'ottica di un lavoro sul patrimonio, lavorare per esempio anche per quanto riguarda tutto il discorso dell'energia solare, lavorare su oggetti che si potrebbero musealizzare, non so, magari oggetti che esistono e che si potrebbero far diventare patrimonio comune visitandoli, rendendoli aperti al pubblico, facendoli presentare dagli studenti e in prospettiva, chissà, magari farli diventare oggetti di museo, ma se sono magari degli oggetti vivi, in funzione, devono così, aspettare tempo, no, prima di entrare in un museo. Volevo sapere se era possibile anche lavorare in quest'ottica, cioè nell'ottica di rendere vivo un oggetto e farlo diventare un patrimonio comune prima che entri in un museo. Basta. C'è Luciana Coltri. Salve. Sì, è piaciuta moltissimo anche a me la presentazione, per di più io sono di Brescia e non sono mai riuscita a entrare al Musil nonostante abbia tentato parecchie volte. Ma perché non l'hanno fatto entrare? Ma adesso ci ritenterò. Non l'hanno fatto entrare. Perché non trovavo mai chi poteva aprirlo, perché aveva degli orari impossibili. Poi l'hanno spostato, adesso comunque... Però il mio intervento era sul fatto che... volevo essere molto breve, ma semplicemente dire perché non aprire alla primaria e anche all'infanzia. Io non credo, anche faccio parte del direttivo di Clio e da anni mi occupo in Clio proprio, in Clio 92, di come portare un pensiero storico e quindi anche sul presente ai bambini dell'infanzia, ai bambini e bambine della primaria. E un'esperienza come questa può essere mediata anche per i bambini di questa età. Quindi io proporrei a Euroclio di ampliare questo percorso, perché la struttura che ha presentato Valentina è una struttura assolutamente compatibile con il tipo di ricerca che si può fare. Per di più, da quando è entrata questa nuova sollecitazione nella scuola primaria per quanto riguarda l'educazione civica, a maggior ragione diventerebbero interessanti proposte che partono dagli oggetti e dal patrimonio di dove vivono appunto i bambini, da dove sono insediate le loro scuole. Quindi era questa la proposta che volevo fare. Una domanda io a Valentina, ma il fatto dell'esperienza della DAD e del digitale che diventa sempre più potente, perché prima si parlava che una ricerca oggi, no, sembra di tipo universitario, ma oggi io credo che ci sono dei giovani che riescono a conoscere tante cose che nel passato era impensabile, perché i documenti bisognava andarli a cercare in biblioteca. Oggi ci sono le biblioteche
di Google o le altre biblioteche di libri antichi o le biblioteche scientifiche, per cui c'è tutto un aspetto nuovo anche della ricerca e della documentazione che aprono un altro scenario incredibilmente ampio sul piano dell'educazione. Piccolissima cosa, piccola, poi taccio. Ad Arcevia quest'estate io ho avuto l'occasione, l'opportunità di condurre un laboratorio che era proprio intitolato Biografia di un oggetto, quindi dallo studio di un oggetto alla sua proiezione storica e tecnologica. Un'altra piccolissima cosa, quindi è un tema che Clio ha già affrontato, insomma, perlomeno in questa dimensione. Un'altra ecco, cosa... Patrizio, che si trattava dell'oggetto la ruota, mi pare. No, esatto, ma adesso sì. C'è un altro tema. Penso che fosse al Louvre, al Museo Louvre, ci sono dei forni solari. Quindi ci sono dei forni che funzionano e fanno bollire l'acqua e quindi possono cuocere anche carni o al di là di bollire l'acqua. E quindi sono oggetti che al di là dell'elettricità o che altro utilizzano l'energia solare in maniera semplice, utilizzabile anche a livello di scuola primaria, come è stato dimostrato anche dal laboratorio di Clio di quest'estate. Bene. Volevo dire a Luciana che noi non possiamo richiedere ad Euroclio di assumere anche le fasi precedenti a quelle della scuola secondaria, così come bersagli di strategie didattiche, ma noi come Clio 92 le possiamo assolutamente assumere, certo, quindi non c'è bisogno di dirlo ad Euroclio, ecco. Va bene, lo faremo. Bene, un po' Ivo, hai risposto te in relazione, sì, noi possiamo prendere queste strategie didattiche e sconvolgerle come vogliamo, voi potete farlo come volete, quindi adattarle per le elementari e in merito all'oggetto non musealizzato, anche in questo caso è possibile allora a questo punto arricchire e modificare la strategia. Ora io in questo momento non saprei quale tipo di variazioni apportare per consentire questo, perché ho trovato la musealizzazione un aspetto che agevola molto il lavoro dei docenti. Però è sicuramente, anzi, invito Cristina a farlo. In merito, direi che più o meno... in merito anche sapevo di Euroclio, ho cercato anche di scaricare e guardare il PowerPoint del suo intervento, non ci sono riuscita, non so se per problemi miei o per problemi generali, e infatti ero molto curiosa di sapere il tipo di comparazione tra questa strategia proposta da Pereira e quella fatta da voi quest'estate a Arcevia. Un'ultima cosa riguardo alle persone, è bellissima la strategia sulle persone, magari fosse possibile, pensiamoci, e sicuramente accetterei di partecipare a quello che avete proposto. Ivo, a te. Grazie, ti ringrazio tanto Valentina dell'invito, sono qui come presidente di Clio 92, associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia collegata ad Euroclio. Ecco, collegata ad Euroclio è per la seconda volta Clio 92 è impegnata ad organizzare la conferenza annuale di Euroclio a Bologna nella primavera del 2022 sul tema cruciale a che scopo insegnare storia. Ma sono grato a Valentina per avermi dato la possibilità di conoscere le proposte di strategie didattiche di trasposizione di conoscenze storiche che sono presenti nel documento di Euroclio. Le strategie sono coerenti con le ricerche che Clio 92 sta svolgendo allo scopo di rinnovare la storia generale
che è insegnata nelle scuole italiane. Infatti, Elisabeth Pereira scrive: l'analisi ravvicinata degli oggetti permette di distogliere l'attenzione degli eventi dagli eventi militari e politici che spesso dominano le lezioni di storia in classe e di orientarla invece verso la storia sociale e culturale. Ecco, vedremo però che la biografia di un oggetto va molto oltre la storia sociale e culturale. Mette a fuoco la interdisciplinarità, proprio come l'abbiamo visto, insomma, un oggetto come Eurelios è un intreccio di storia, di un processo storico di ideazione, un processo di storico di uso e poi un processo di dismissione e di musealizzazione, cioè ci sono tanti processi dentro che possono chiarire come l'oggetto è stato prodotto e come l'oggetto poi ha finito di avere una sua funzione utile. Ecco, allora noi stiamo proprio cercando, l'ha detto già Maurizio Gusso, cercando di vedere come valorizzare l'interdisciplinarità tra storia, tecnologia e scienze per rinnovare la storia generale. E abbiamo prodotto un gran numero di pubblicazioni e la rivista Il Bollettino di Clio che propone nuovi sistemi di conoscenza e nuovi modi di trattarli didatticamente. Ora, la biografia della caldaia Eurelios implica considerare tale interdisciplinarità, no? Ma non solo a livello per la storia sociale e la storia culturale, ma anche per intrecciare le interazioni tra istituzioni, finanziamenti, processo della costruzione, della musealizzazione, come l'ingegnere Cesare Viti ci ha chiarito molto bene. Cioè stiamo imparando veramente un mucchio di cose grazie a queste strategie, specialmente biografie degli oggetti. Ecco, Io devo dire che non c'è soltanto la condivisione di storie a livello europeo, perché la condivisione di storie è a livello globale. Qualunque oggetto che abbia avuto una sua che possa essere biografato e poi perché anche musealizzato, diventa oggetto che fa capire come si intreccino le storie a livello globale. Beh, pensate, nel 1977, l'ho imparato sempre da Valentina, la prima centrale solare venduta agli USA, incontro all'Ansaldo l'8 marzo 1977. Allora, gli Stati Uniti si appropriano di una tecnologia e la fanno propria, quindi al di là dei confini europei. Poi la chiusura dell'impianto comportò anche la fine delle sperimentazioni di questa tecnologia, l'abbiamo sentito. Nessun'altra centrale di questo tipo è stata costruita in Italia, ma al contrario ve ne sono in esercizio diverse in altre parti del mondo, ad esempio negli Stati Uniti, in India, in Spagna e in Giappone. E negli Stati Uniti in particolare da alcuni anni, sto citando cose lette nei documenti mandati da Valentina, è aumentato l'interesse in questa tecnologia e si ritiene che con la terza generazione di ricevitori in costruzione si possa raggiungere una convenienza tale da poter contribuire alla decarbonizzazione del sistema economico. Ecco, allora,
negli Stati Uniti si realizzano impianti concepiti in Italia e su cui il Museo di Brescia possiede importante documentazione. Il primo eccetera, abbiamo sentito poi che il primo impianto, la storia delle progettazioni di Giovanni Francia, eccetera, eccetera. Ecco, allora, noi possiamo immaginare che dalla storia contemporanea noi possiamo trasferire queste strategie alle storie precedenti, perché a differenza di Euroclio, noi siamo impegnati a proporre nuove conoscenze, nuova storia generale, nuovi metodi didattici in tutti i livelli scolastici e per qualunque periodo storico. Quindi tutte le cinque strategie del programma Condividere le storie degli europei sono trasferibili ad altri periodi e noi di Clio 92 le useremo intensamente nelle proposte che faremo anche a proposito dell'insegnamento di storia antica, medievale e moderna. Faccio un esempio. Pensate, c'è stato questo scambio tra Valentina della Gala e Cristina Cocilovo e poi Tiziano Pera, che è del gruppo dell'associazione Il Baobab, l'albero della ricerca, che si occupa di tecnologie e di scienze, di didattica della tecnologia, didattica delle scienze. Ebbene, nello scambio sono venute fuori l'importanza, per esempio, della centrale di Canneto sull'olio, Cristina Cocilovo l'ha segnalata, che è stata ideata e realizzata dal padre e dallo zio di Albert Einstein, cioè che sono arrivati, la famiglia Einstein è arrivata in Italia per produrre energia elettrica grazie a una centrale di loro progettazione a Canneto sull'Olio nel Mantovano. Una centrale che è stata adesso rinnovata, ristrutturata e che potrebbe essere appunto musealizzata. Ma Tiziano Pera poi ha detto c'è anche la centrale di Cossogno nella provincia di Verbania, che è stata progettata da un ingegnere svizzero, Sutermeister, che possedeva un cotonificio da quelle parti nel 1889 e pare che sia la prima centrale elettrica prodotta in Italia. Dunque, un grappolo, in questo caso un grappolo di oggetti le cui biografie possono far capire come il mondo attuale abbia tratti caratterizzanti che sono stati generati da processi storici più o meno lunghi. Giustamente Valentina ha ricordato che a Pavia c'è un museo della tecnica elettrica e ha dato un link. Usare le biografie degli oggetti per capire come i nostri passati sono interconnessi, pensate per esempio alla possibilità di fare biografie degli oggetti come uno dei primi libri tipografici, non solo la Bibbia a 42 linee prodotta da Gutenberg, ma una, per esempio un libro di Manuzio con dimensioni ridotte e con la scrittura corsiva, per esempio. Oppure uno dei primi manoscritti cartacei per ricostruire il processo di trasformazione indotta dalla diffusione della carta, ormai divenuta materiale scrittorio durevole nel XIII secolo, per esempio. La nostra ricerca per rinnovare la storia generale, grazie alla inclusione di conoscenze che impegnano a intrecciare storia, tecnologie e scienze, potrebbe giovarsi di questa strategia, come diceva Maurizio Gusso, e potremmo quindi proseguire la nostra ricerca e mostrare come tutte e cinque le strategie che l'Euroclio ci propone possano essere applicate in modo formativo del pensiero storico degli alunni per tutti i periodi storici. Ecco, io spero che questa
possibilità si realizzi nell'anno prossimo e che Clio 92 poi possa appunto nella, anche nella conferenza annuale di Euroclio proporre alcune di queste possibilità. Grazie. Ho finito. Grazie. Grazie, grazie professor Mattozzi. Sì, grazie assolutamente. Valentina? Sì. C'è stata una persona che ha parlato delle storie dell'energia solare o di manufatti solari che per esempio sono a livello locale. Per esempio c'è stata una signora che ha scritto un libro su suo padre che era uno che faceva i pannelli solari per scaldare l'acqua e li ha seminati in tutto il territorio. Lei è anche un'associata del nostro gruppo per la storia dell'energia solare. Ora il sole sta dappertutto. Ecco perché noi abbiamo l'idea di fare un archivio e museo nazionale sulla storia dell'energia solare interconnesso, perché dovunque c'è una, la sorgente solare, o nelle forme dirette o indirette, nell'età solare empirica sono stati fatti dei manufatti. Per esempio le architetture solari sono dei manufatti che a Roma ci sarebbero 600 terme secondo gli archeologi. Quindi noi abbiamo un territorio che manifesta quello che è stato fatto per usare il sole. Nel momento che i combustibili fossili devono essere ricacciati sottoterra, noi dovremo cercare queste storie e utilizzarle per l'educazione. E quindi c'è un lavoro gigantesco da fare su questo tema della storia dell'energia solare. Certo, certo, grazie. Assolutamente. Ed è un lavoro molto interessante perché ha questo aspetto di interdisciplinarità di cui proprio parlava. Sì, di cui parlava il professore, assolutamente. Ora siamo un po' in chiusura. Volevo chiedere a Pamela Giorgi, che è responsabile dell'archivio storico di Indire, se voleva intervenire in relazione al patrimonio, perché è un argomento che è emerso, che è stato sollevato. Sì, solo innanzitutto grazie Valentina di avermi dato questa opportunità, a me e a Gianluca Gabrielli, di poter seguire questo pomeriggio, questo webinar pomeridiano organizzato da te con Clionet. E solo due cose volevo dire. Molti dei temi che sono stati toccati e che ho sentito soprattutto nella seconda parte del webinar si riconnettono, Valentina lo sa, alcune. Io sono la responsabile dell'archivio storico dell'Indire e sono un ricercatore che si occupa proprio di un piccolo progetto che per adesso si sta muovendo in verticalità e è una sperimentazione che svolgiamo con poche scuole. Una delle scuole è quella di Gianluca Gabrielli, che conoscevate già probabilmente, e che si ha il titolo del laboratorio di storia, lo studente come storico alla ricerca delle fonti. Abbiamo cercato di incentrare, diciamo, l'attività di sperimentazione su un uso, su una sperimentazione laboratoriale, appunto, che avesse al centro una didattica della storia che si focalizzasse sull'utilizzazione delle fonti e sull'utilizzo delle fonti in rapporto anche alle possibilità del digitale. E soprattutto siccome è cominciato questo progetto circa 3 anni fa, abbiamo avuto anche l'interruzione della DAD, che per noi è stata invece una possibilità di sperimentazione appunto dell'uso del digitale nella didattica della storia. Ci stiamo muovendo in verticalità, quindi dalla primaria fino alle secondarie di secondo grado, e abbiamo scelto come secondaria di secondo grado un istituto tecnico tecnologico, cioè uno di quegli istituti in cui spesso ci sono più problemi legati all'apprendimento e insegnamento della storia. E riguardo al patrimonio, sposo quanto diceva la docente prima, di cui non ho fatto in tempo a vedere il nome, relativamente all'importanza anche di valorizzare la titolarità culturale degli studenti nel riappropriarsi anche del patrimonio culturale minore o quantomeno di ciò che non è palesemente patrimonio culturale, ma che invece nel processo di apprendimento e insegnamento si può condurre riguardo al quale si può costruire consapevolezza del fatto che il patrimonio culturale è qualcosa che anche si forma in divenire, e quindi che è qualcosa in divenire, che si struttura, che si forma e che poi diviene patrimonio culturale. Quindi noi stiamo lavorando molto sul tema dei patrimoni culturali minori, sul tema dei paesaggi della memoria, sul tema dei piccoli musei,
delle case museo, cercando di riconnettere anche il rapporto tra territorio, patrimonio culturale e insegnamento della storia. E il tutto, come diceva il professor Mattozzi, in un'ottica di trasversalità disciplinare che poi quando entra in gioco il digitale è quasi in automatico che venga posta in gioco. Ecco, questo solo per dirvi qual è l'orizzonte nel quale ci stiamo muovendo come istituto e come progetto sulla didattica della storia, che per ora appunto è una sperimentazione molto piccola che si concluderà quest'anno e che poi auspichiamo si possa aprire, spero anche con sinergie nuove, in una direzione un pochino più generale e più ampia, per tentare eventualmente di dare un contributo a delle proposte anche per non tanto la revisione del curriculum di storia, ma quanto alla revisione di alcuni modelli di didattica tradizionale della storia. E niente, chiedo casomai se Gianluca vuole aggiungere qualcosa, e intanto ringrazio Valentina per lo spazio e voi per l'ascolto. Grazie. Grazie Pamela. No, benissimo così. Allora io, dato che sono... Prego io. No, volevo... c'è Enrica Dondero, che è, credo, una delle insegnanti di scuola secondaria attiva. e quindi chissà se Enrica può impegnare la sua classe a gestire una esperienza di questo genere. Ah, questo è... Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, sì, io lavoro in un istituto tecnico turistico e ho una terza e due quarti attualmente. Io non so ancora, ho ricevuto una proposta che è molto interessante a questo proposito, però è ancora in un passaggio intermedio, cioè non sono ancora certa che si possa attuare, in quanto c'è uno scambio di idee, una proposta che viene dall'esterno e quindi diciamo che siamo in una fase di attesa che i vari attori interessati si incontrino e verifichino se si può concretizzare. Questo progetto riguarda l'archeologia industriale, quindi dare vita in prospettiva futura, perché si chiama proprio... il titolo richiama proprio il passato e il futuro, ad alcuni oggetti dell'archeologia industriale di Genova. Io vivo e lavoro a Genova. Quindi mentre ascoltavo questo vostro webinar, mi sembrava che potesse essere molto interessante applicare per uno degli oggetti che andremo ad analizzare la strategia che avete proposto. In particolare, vabbè, ce ne sono... chi fa la proposta ha avanzato 7 ipotesi da sviluppare in 2 anni. Mi veniva in mente in modo particolare il gasometro, che forse qualcuno di voi ha già visto perché si trova a fianco dell'autostrada passando sul famoso ponte, ex ponte Morandi, proprio a destra, quando si va verso Ponente, che attualmente è oggetto di una discussione fra i beni culturali o la sovrintendenza che vorrebbe mantenerlo e altri che invece lo ritengono un oggetto inutile, quindi da abbattere, da eliminare. E qui il ruolo degli studenti potrebbe essere interessante in questo tipo di discussione. Bene. Certo. Grazie. Certo, si può utilizzare per qualsiasi contenuto, qualsiasi oggetto, chiaramente. Io, quindi vi faccio riferimento alla mia mail, tanto questo qui verrà registrato, quindi sarà possibile comunque eventualmente recuperare la mail. Se chiunque abbia voglia... E di partecipare a questa proposta di Eroclio, noi saremo super, super contenti, e o chi avrebbe voglia di lavorare sui materiali di Aurelius, idem, o altre collaborazioni. Ora io credo, Ivo, ci saluti, che dici? Direi che alle 19:19 è il momento di salutarci, augurare buona cena. No. Io vi ringrazio tantissimo di aver partecipato, spero appunto sia stato interessante. E a presto a tutti, ecco. Io spero di poter andare al Musil a incontrare l'ingegnere Silvi
e a vedere poi il è difficile che mi trova, però trova le persone che lavorano con noi, sì. Perché noi ora abbiamo più sedi operative in Italia, siamo un ente terzo settore e quindi apriamo, per esempio io ho una sede operativa a Roma e al Musil sono stato molte volte, però ci sono i colleghi che sono i membri del consiglio direttivo, altri, e mi farà piacere se lei va, a parte che poi dovranno prima o poi conoscere voi, perché con questo lavoro in cui Valentina si sta avventurando, perché io credo che sia un bel, sia un'avventura, ecco, un'avventura, ci sono molte cose da scoprire. Io ringrazio. Posso venire anche a Roma? A Roma le presentiamo altre cose. Io stavo dicendo a Valentina, noi faremo la prima del film di arte solare, si chiama I segreti del sole, è stato prodotto da un produttore americano e l'abbiamo rimandato per 2 anni la prima di questo film a causa della pandemia, e lo proietteremo alla Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese. Sarà un evento, perché quella mostra fu un evento internazionale realizzato nei mercati di Traiano di Roma, cioè un evento storico, fatto con le tecnologie solari avanzate la scomposizione della luce del sole e trasformati i mercati di Traiano come un grande arcobaleno, cosa che all'inizio la sovrintendenza non era assolutamente così propensa, e poi era l'anno dell'Earth Summit, il 1992, quando si parlava già di cambio climatico, di tutte queste cose. E noi ci chiedemmo, fu una mostra che ebbe risonanza mondiale, e da questa mostra parte questo film. Io farò avere l'invito io lo medierò volentieri. Ecco, perché noi vogliamo far conoscere l'arte solare ai bambini, per fargli prendere dimestichezza che oggi l'arcobaleno lo possono guardare con un altro occhio, perché c'è la scienza della luce. Benissimo. Ok, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Professor Mattozzi, arrivederci. Arrivederci, grazie. Ciao, arrivederci. Buon lavoro. Valentina, ci risentiamo anche per la pista degli individui, va bene? Naturalmente. Mi leggo in inglese e nella traduzione. La traduzione comunque, io se vuoi posso mandartela nel formato. No, va bene, era solo, no, io con me la cavo, e se i seminari laboratori sono esclusivamente in inglese e uno si trova, non essendo la seconda lingua, un po' in difficoltà. Naturale. Dico non solo per me, ma per tanti insegnanti che poi sono francofoni. Infatti è quello che ho detto a loro. O solo in misura parziale. Va bene, ci risentiamo. Grazie, io aspetto che usciate tutti, perché devo capire come fare a chiudere per bene. Grazie. Ciao Valentina, ci teniamo in contatto. Ciao, grazie.